segnali al termine di questo match, un po' troppo nervoso, purtroppo un primo tempo un po' così così, molto meglio la ripresa, ma purtroppo torniamo a casa con 0 punti. Sì, detto bene, il primo tempo molle, abbiamo iniziato la partita molli, ma poi con tanti errori tecnici, cioè gli abbiamo concesso delle ripartenze con palle nostre, proprio lui tra una c'è per una che gol tra l'altro. Il rigore, per esempio, una cosa incredibile, poi credo un rigore del genere, anche se poi l'hanno sbagliato, però lascia sempre il segno. Invece noi, il secondo tempo, poi la lunga metteva i pari, la lunga è chiaro però che se credo, non so quante palle ferme abbiamo battuto all'ultima mezz'ora, il numero è incredibile, se non ti riesce, cioè uno ha fatto un miracolo in portiere loro, l'altro l'abbiamo sbagliato noi, peccato, peccato perché alla fine il pari ci poteva stare, il secondo gol è chiaro, non conta. È un discorso a parte, lo merita l'arbitro, anche se non è bello, insomma, attaccarsi a questi episodi, però insomma ci sembra che sia entrato un po' nel pallone. Come si sbaglia noi, ma abbiamo sbagliato noi l'inizio di partita, probabilmente l'avrà sbagliato anche lui, è peccato, però non ci possiamo fare niente lì, su quello sbagliamo noi ci possiamo fare qualcosa, su quello è la partita dell'arbitro non ci possiamo fare Quindi è anche antipatico parlare degli arbitraggi, però insomma il contatto di Morelli con Gucci, in cui alla fine è stato ammonito solo Gucci, quando Morelli meritava il rosso, no? Ecco, lì probabilmente la partita poteva cambiare. Ora, poi è successo anche altro, però quello è stato un episodio importante. non ci possiamo fare niente, non ci possiamo fare niente, se non prenderne atto. Se le chiedo, la squadra è cambiata quando ha fatto i 4 cambi tutti insieme, e le chiedo insomma se alla fine contro un avversario di questo livello qualche giocatore di spessore, di esperienza in più, ecco, forse avrebbe fatto comodo dall'inizio. Sì, però lasciate il discorso di pochissimo tempo, cioè chi ha giocato tutta la partita sabato, noi crediamo che non possa essere partire con partite di questo genere in condizioni, noi pensavamo che quelli che non avevano giocato sabato potessero star meglio da questo punto di vista. È chiaro, all'inizio di gara, all'inizio del primo tempo, non ci ha confermato questa tesi, però se noi poi chi ci dice che se anche avessimo fatto partire lì di sabato non erano magari pronti per fare questa battaglia, perché oggi per una battaglia vera, qui fai le battaglie. Come mai, per quello che era successo all'andata, mister, perché mister Braglia è uno che le carica, perché in effetti il primo tempo il Gubbio ci ha messo una carica agonistica, forse anche un po' sopra le righe. No, ma loro fanno sempre così, è sempre così, ognuno mette le arti che crede, loro sempre così, non penso sia difficile, a volte in andata lo fanno sempre così. Mi chiedo Però con un'ultima cosa. questo non vuole essere una critica a nessuno fronte, No, no. assolutamente, anzi è una nota di merito, il primo tempo, per esempio, ecco, loro aggressivi, belli e noi impauriti da quel punto di vista. Mi chiedo un'ultima cosa riguardo lo sprint finale da fare in questo finale di stagione. Cosa cambia, se cambia qualcosa dopo la partita di stasera, mister, oppure. Ma è una partita importante, ti doveva dire, ecco, fossimo usciti bene anche oggi, dice, guarda, avevamo visto bene, abbiamo tutte le arti in regola, invece oggi ti ha detto, fermo, tu credevi di avere tutte le arti in regola, ancora non l'hai, ma vediamo le ultime otto se ci si fa averle. È chiaro, ecco, l'unica cosa positiva è di andare avanti e non c'è più turni infrasettimanali, diciamo, sempre a distanza di 6-7 giorni, e lì le partite le puoi preparare anche nelle scelte iniziali, in modo molto migliore.